Ciao e benvenuti nel nuovo video. Allora, sì, siamo ancora qui, quindi dovremo fare sicuramente qualcosa. Datemi voi delle idee. Quindi è meglio chiaro, oscuro, una trama in particolare, qualcosa? Datemi idee, insomma. Ok, ma intanto io prima di iniziare a farvi vedere i prodotti di questo video, devo chiedervi un like assolutamente, anche solo per questa, aspettate, questa felpa con il cappuccio con l'orsacchiotto e le orecchiette. 40 anni non sentirli, ma è deliziosa, bellissima, morbidissima, coloratissima e non coloratissima, coccolosissima e bianca, colorata cosa. E allo stesso tempo penso di averla presa in sconto su Terranova, quindi anche ottimo prodotto. Ma adesso andiamo con i prodotti che davvero ci interessano a tutti ed oggi Bumble and Bumble. Bumble and Bumble, non lo so, è perché non li avevo mai sentiti, sinceramente, me li hanno inviati da Nook Fantastic, quindi sono dei trattamenti per capelli adatti a tutte le tipologie di capelli. Sì, sto appoggiando di qua a modello tavolino. Ok, dunque, partiamo con mostrarvi un attimo di che cosa si tratta. Intanto il marchio tiene molto alla formula dei prodotti e quindi alla qualità e un po' meno al packaging, quindi un pack abbastanza minimale, facile da riconoscere tra le diverse linee, ma allo stesso tempo senza tanti fronzoli e guardiamo di più alla qualità del prodotto e mi piace. Oltretutto comunque sono prodotti di ottima qualità e prestazioni ed hanno una formula attenta senza siliconi. Già questo mi piace. Questi sono tre set che sono anche disponibili in vendita da Look Fantastic e andiamo a vederli, ma ci sono tante linee diverse. Loro hanno mandato quelle più adatte al mio tipo di capelli, ma ci sono le linee per i capelli ricci, quelle per i capelli, non mi ricordo se grigi o bianchi, quindi comunque ci sono tante linee anche. Andiamo partendo con questa, perché è la prima che ho sopra. Questa ed è Bumble and Bumble, anzi, perché è inglese, se non sbaglio. New York, perfetto. Ed è Mega ed For Mega Moistures, quindi super idratante. Ed vediamo che cosa contiene questo piccolo set, che è perfetto anche da travel size, ad esempio quelle da viaggio, oppure per provare il prodotto. Abbiamo shampoo, invisible oil, col fatto che sia olio, proviamo la texture, vediamo. Il profumo è fantastico, cosa contiene? Che buono il profumo! No, non dice cosa contiene. Per capelli davvero secchi. Non sto leggendo, ma non riesco a capire. Vediamo la formula. Sì, è molto idratante. Effettivamente, vedetela. È proprio tipo un olio. Non so se con i miei capelli misti possa andare bene, ma lo proveremo. Quindi shampoo, Invisible Oil, e poi anche il balsamo, 30 ml. A questo punto andiamo a vedere se anche il balsamo è più bianco. È sempre molto 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 corposo. Ok. E mi dite che cos'è questo? Primer, protezione UV e termoprotettore. Anti UV termoprotettore. Applicare spray sui capelli bagnati o asciutti. Protettivo UV e anche termoprotettore. Vediamo, lo apro così per non vedere lo spray. È abbastanza corposo. Anche lui è corposo. Molto corposo. È proprio un latte termoprotettore. Ah, un profumo buono, buono, buono. Devo capire che cosa c'è dentro perché è davvero molto buono. Magari dovevo prepararmelo prima, però è bello farlo anche con voi.
Non riesco a capirlo. Buono. Anche perché non lo dice, quindi non riesco a individuare che co a cosa c'è. Comunque per capelli molto secchi. Ed effettivamente posso dire che guardandolo così, sì, effettivamente è per i capelli molto secchi, che però utilizzato solo sulle punte potrebbe anche andare. Proverò e vi farò sapere. Poi dopo andiamo con, in ordine di volume, questo che è Repair Pure Protect Collection, eccola qua. Questa previene damage, la rottura, ed è la... sto traducendo, it styled, il rovinarsi con lo styling dei capelli, protegge i capelli danneggiati, ok. Abbiamo diversi prodotti qua dentro. Voglio vedere anche questo se c'è un'indicazione di... No, ok, vabbè, andiamo a vedere. Ok, questi sono... Dice color safe senza... senza cleanser, detergenti a base di sodio. Però sono campioncini questi. 7 ml l'uno di shampoo e balsamo. Ah, ecco perché full size sono gli altri. Ok, quindi abbiamo un bond building, siero riparatore, color safe anche questo. Per capelli colorati da 60 ml, un siero trattante, dice come fare. Dopo lo shampoo, applicare. Per 5 minuti a risciacquare, quindi una volta a settimana ad applicare sui capelli e a risciacquare. Quindi proprio un strutturante tipo la maschera. Che perché è bello corposo. Poi vedo un ultimo prodotto, anche questo bello grande, Thermal Protector, mi piace in tema protettori, ripara i capelli danneggiati e con Honey Protective Complex, quindi con miele protettivo da 125 ml. Ok, allora fino a 230 gradi, perfetto. Bisogna mescolarlo ed applicare sui capelli prima della piega, sui capelli asciutti, sui capelli asciutti prima della piega. Buono il profumo. Il profumo è buono, è molto buono, è proprio liquido, quindi questo è facile da applicare. Ok, questo è un set che ci piace, soprattutto per la cura dei capelli, quindi shampoo e balsamo sono proprio campioncini da provarli. Però il fatto che non abbiano sale all'interno è una cosa importante, soprattutto per i capelli colorati. Normalmente i prodotti in commercio hanno il sale all'interno, ed non proprio sale inteso come sale, ma i prodotti salini. Infatti, quando si fa lo trattamento quello lisciante alla cheratina, bisogna stare attenti che all'interno non ci siano prodotti a base di sale, quando poi si fanno i trattamenti successivi. Ma adesso io questo lo appoggio. Dove ho messo l'altro? Ah, qui. E andiamo con l'ultimo. Eccolo qui. Questo è il trattamento The Volume Collection per capelli più voluminosi. Luminose. E io di volume effettivamente ne ho bisogno. E allora andiamo a vedere anche questo. Sono tutti i set che ho detto che sono anche in vendita. Oppure ci sono. Io l'ho scoperto adesso una cosa. No, 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 stavo facendo una cavolata. No, no, sto dicendo la giusta. Questo piccolo no, ecco perché. Questo c'ha la colla. Ma una volta aperto ci sono le istruzioni, le indicazioni. Io stavo lì a cercare di capire
invece ti spiega benissimo tutto, tra cui anche che per non rovinare i capelli bisogna stare attenti ai ganci, alle forcine, agli elastici, ecco. E allora adesso, perché qui si stava aprendo e non riuscivo a capire, allora andiamo ad aprire anche questo, sempre con la colla. Ecco, ok, sono gli oli di Air Hack per utilizzarlo, quindi applicarlo sulle radici, ok. Ok, forse bisogna vedere i prodotti prima. Allora andiamo a vedere i prodotti, perché vi stavo dicendo che ci sono in formato questi set in vendita, ma anche i formati classici. Quindi, ad esempio, vi interessa solo il tema protettore, prendete solo il tema protettore. Shampoo e balsamo ci sono anche i bundle, quindi due prodotti, c'è un po' di tutto, insomma, è davvero un mondo. Ora andiamo a vedere che cosa contiene questo, che è quello volumizzante, e qui abbiamo piccolo shampoo e balsamo. Allora, amplifica l'idratazione dei capelli. Cos'è OMP? Dona volume e idrata i capelli. Ok. Allora, shampoo e balsamo sono mini size. Il profumo è classico di uno shampoo. Proviamo il balsamo. Molto classico. E sono questi da 60 ml l'uno. Il prodotto che su cui loro puntano, che quindi è il full size ed è un bel full size perché con 250 ml, è molto liquido ed è lo spray For Lush Blow Dry, per capelli secchi e da volume. Come dice di usarlo? Styler 2 Damp. Vaporizza prima dello styling sui capelli umidi, procedere all'asciugatura. Ok. Ecco, allora questo prodotto styling, si è spenta la luce. Andiamo a vedere, come applicarlo, quindi sulle radici, poi si massaggia da una parte all'altra delle radici, si massaggia e poi si procede all'asciugatura. Ok, e qui adesso ha un senso. Allora, questi set sinceramente mi sono piaciuti, soprattutto per andare a provare dei prodotti, tra cui alcuni anche full size ed a prezzi accessibili e contenuti. Io ringrazio come sempre Look Fantastic per avermi inviato questi prodotti, ma anche Bumble and Bumble per avermi dato la possibilità di provare queste collezioni. Allora, è vero che i pack sono molto minimali, ma io questo prodotto mi piace tanto. Sembra una carta bagnata quasi, è bello, è particolare, mi piace così, mi piace. Allora, a questo punto io vado a rimettere la luce sotto un'altra presa, perché qui le prese di corrente un po' saltano così. Ragazzi, se davvero devo iniziare a fare video qui, bisogna che risistemo tutto quanto, perché sennò non ci saltiamo fuori. Niente, spero di avervi fatto conoscere alcuni di questi prodotti. Fatemi sapere quali vi incuriosiscono di più. A me i tema protettori piacciono sempre, sarà perché utilizzo comunque il phon, il diffusore, la piastra ed è quindi mi piacciono sempre da provare, però ce ne sono alcuni che ho provato nel tempo che o fanno sporcare i capelli oppure lasciano residui. Vediamo come si comportano questi vediamo se valgono la pena. E niente, con questo è tutto, chiudo il video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!